Mister, un buon test per il Rimini contro il Verucchio, tante buone indicazioni, tante belle azioni in velocità, abbiamo visto anche insomma, qualche giocatore anche che è arrivato proprio da poco in campo. Sì, fa piacere vedere magari gente che è arrivata da poche ore fa e vuole subito mettersi in discussione. Credo comunque che quando una squadra prova e ripete e cerca comunque di, come ho detto prima, di provare quello che fa in settimana, l'allenatore fa piacere, perché più che altro si stanno creando delle sinergie importanti in questa squadra qui, con gente che lavora in un certo modo, che quello, quello che stiamo provando, cercare di arrivare a settembre con allenamenti importanti che ci permettano di una squadra amalgamata, una squadra che sappia quello che deve fare. Anche se si trattava di un amichevole, abbiamo visto anche tanta grinta. Sì, i ragazzi ci tengono a far bella figura, c'era tanta gente e quindi è importante anche per loro, la gente gli piace quando la squadra trasmette qualcosa in più e credo che questo sia merito soprattutto dei ragazzi che vogliono dimostrare di esserci, vogliono dimostrare di far bene. La sensazione è che sia un Rimini che appena può cerca di verticalizzare, giocate in velocità, abbiamo visto anche degli attaccanti, anche quelli giovani, insomma si sono comportati piuttosto bene, Selvini, Accursi. Sì, il nostro, diciamo, quello che proviamo a fare è sicuramente cercare di dominare le gare. Non sarà mai facile, ci saranno squadre che ci impediranno di far questo, ma sì, essere verticali quando bisogna essere verticali e cercare di mantenere e andare magari per via orizzontale quando la gara lo richieda, no? Domenica un test più probante a Mantova. Sì, andiamo ad affrontare una squadra forte, non solo individualmente, se non nel collettivo, una squadra che gioca molto bene a calcio, quindi per noi sarà un test importante. Le sensazioni sono ottime, sicuramente abbiamo molto da lavorare perché siamo le prime due amichevoli, ma sono fiducioso per questa squadra, del mister e della società, quindi cercheremo di andare sempre più avanti, nel meglio, anche per affrontare la partita di domenica contro Mantova. A che punto è la condizione, anche tua? No, la mia condizione è ottima, sicuramente ci sarà anche modo di mettere ancora molto in moto la gamba, ma sono pronto io, anche perché mi alleno dal 10 luglio, ma sono pronto, ecco. Ecco, abbiamo visto di fatti qualche iniziativa in velocità, insomma è un Rimini che comunque ama giocare in velocità, perlomeno da queste prime sgambate. Sì, sicuramente è una delle mie potenzialità, l'uno contro uno, attacco alla profondità, è quello che mi dice il mister, anche il mister mi dice ogni volta di entrare, cercare l'1-2, di puntare l'uomo e di giocare semplice. Soddisfatto di questa amichevole? Sì, soddisfatto, ma non abbiamo ancora fatto niente. Queste partite servono per mettere la benzina nelle gambe, diciamo così, per mettere il minutaggio e per provare tutti i meccanismi che proviamo in settimana. Quali sono le sensazioni? Le sensazioni sono buone, i ragazzi mi hanno colto benissimo, quindi cercherò di dare il massimo e ad aiutarli. Come ti sembra la squadra adesso che inizia a prendere una certa forma? Sì, infatti inizia a prenderla perché siamo da pochissimi giorni, quindi bisogna un po' il tempo e queste partite come oggi e anche come quelle di domenica aiuteranno a conoscerci meglio e migliorarsi. Ecco, domenica test sul campo del Mantova, sicuramente un test più probante insomma, rispetto a questo qui di Verucchio. Sì, perché diciamo che non manca tanto all'inizio del campionato, il 3 settembre, quindi diciamo che bisogna adattarsi anche a quei livelli. Le tue sensazioni per quanto riguarda le possibilità diciamo, di far bene di questa squadra mi sembra siano positive? Penso ugualmente. Mister, che indicazioni si possono trarre da questa amichevole con il Rimini? E sicuramente è un bel allenamento per noi perché l'intensità di gioco che ha una squadra nettamente superiore come Rimini rispetto a noi è sicuramente un buon allenamento. Siamo riusciti anche a stare abbastanza compatti e senza buttare mai via la palla, cercando anche di mantenere un minimo l'identità che abbiamo. E a parte il risultato che 6 gol sono sempre comunque pesanti, però un buon allenamento mantenendo comunque la nostra identità, insomma. Adesso si inizierà a fare sul serio, prima la Coppa e poi il 3, il campionato, con l'esordio sul campo della neopromossa Bella Riva Virtus.
Sì, speriamo di partire meglio di quanto siamo partiti l'anno scorso. L'anno scorso è stato un avvio traumatico perché fino a novembre eravamo in cattive acque e speriamo di riuscire a partire un po' più brillanti rispetto a quello che era l'anno scorso, anche se non è mai facile perché l'estate e la preparazione sono sempre un po' tempestate di assenze, vacanze, chi lavora e quindi diventa tutto un po' più complicato. Prima però ci sarà la Coppa. Sì, la Coppa ci aspetta domenica contro il Bachia, che per quanto ho potuto capire si è anche rinforzata in difesa e in altri reparti. Era già un avversario difficilissimo l'anno scorso e sarà un avversario difficile anche quest'anno. Che campionato sarà? Che stagione vi aspettate? Rispetto all'anno scorso, secondo me si è alzato leggermente il livello. A vedere le compagini che si sono allestite quest'anno, tra chi è retrocesso dall'eccellenza come il Cattolica, che nel centenario sicuramente non viene qua per fare una passeggiata, il Torconca si è rinforzato, il Misano secondo me ha mantenuto il reparto offensivo che l'ha salvata l'anno scorso con Traini e tutti i suoi compagni, e secondo me è un campionato leggermente più complicato, più lungo, con 18 squadre e con squadre come l'Alta Romagna che non conosciamo, almeno io non conosco di precisamente. Sicuramente quelle che sono rimaste, San Pierana e tutti gli altri, erano già ottime squadre, si sono rinforzate per non fare cilecca quest'anno. Poi probabilmente se il Nova Feltria verrà ripescato o meno, se no il Nova Feltria è un'altra San Pierana fondamentalmente. Che ruolo vuole giocare in questo campionato il Verucchio? Noi partiamo sempre con le stesse ambizioni dell'anno scorso, cioè l'anno scorso abbiamo affrontato il campionato cercando di capire quali erano i nostri limiti, fino a un certo punto pensavamo di non averne, appena ci siamo salvati abbiamo spento un pelino il macchinario. Quest'anno il limite è quello di migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi salvarci sempre, ma evitare di buttare via delle partite che possono regalarci e identificarci come un qualcosina di più rispetto a quello che abbiamo portato a casa l'anno scorso.